Enenos è un'azienda leader mondiale nella produzione, nella progettazione, nella realizzazione di trasmettitori FM a stato solido per emittenti radiofoniche. Trasmettitori FM in versione compatta e modulare da 100 watt fino a 30 kW. Quest'anno, lasciatemelo dire con un po' di orgoglio, Enenos compie 30 anni. Sono 30 anni in cui Enenos ha fornito decine e decine di migliaia di trasmettitori in ogni angolo del mondo e ha fatto nascere, ha fatto sviluppare e ha fatto potenziare migliaia e migliaia di emittenti radio. Questo è l'E3005, è il prodotto di punta dell'Enenos che abbiamo progettato nel 2006. È frutto di un grosso sforzo progettuale, e su questo prodotto ci sono diversi brevetti e su questo prodotto stiamo basando la maggior parte della produzione Enenos a partire appunto da 3500 watt fino ad arrivare a 60 kW. Ha delle prestazioni eccezionali, dimensioni estremamente contenute, si presta ad essere utilizzato molto agevolmente e con soddisfazione in sistemi combinati. Noi abbiamo attuato nei trasmettitori FM un po' le stesse miglioramenti che sono avvenuti nel mondo dei cellulari o dei PC, dove via via negli anni si sono sempre ridotte le dimensioni, ma è sempre aumentato la affidabilità e la vita utile del prodotto. Abbiamo studiato, messo a punto e brevettato un sistema di combinazione per i moduli RF che non era disponibile sul mercato, non era disponibile in letteratura tecnica. Un altro sforzo, un altro filone è stato quello della termodinamica della macchina. Abbiamo dovuto mettere a punto un sistema di dissipazione del calore, di smaltimento del calore, che effettivamente ci ha consentito di arrivare a potenze così elevate in volumi così piccoli. Un altro sforzo enorme è stato fatto a livello di alimentazione. Abbiamo degli alimentatori con una densità di potenza molto molto elevata, che pure ci hanno consentito di arrivare a queste dimensioni così contenute. Un altro grosso sforzo è stato fatto a livello di layout. Abbiamo brevettato questo layout che prevede la disposizione su tutto un fianco delle varie schede elettroniche di controllo. E questo ci ha consentito di avere un layout complessivo estremamente pulito, estremamente facile per quelle che sono le operazioni di manutenzione e riparazione e soprattutto, ecco, dicevo, di compattare veramente a livelli incredibili le dimensioni complessive della macchina. Il software che gestisce la macchina consente di effettuare tutta una serie di operazioni in automatico che garantiscono la sopravvivenza della macchina e l'operatività anche in condizioni ambientali estreme. Noi produciamo le macchine con un'altissima affidabilità. L'affidabilità la otteniamo in diversi modi, tropicalizzando le schede con delle vernici, con delle resine molto resistenti alla umidità e al sale, costruendo le macchine in acciaio inossidabile. In particolare importanza le diamo a tutto ciò che è il sistema di protezione della macchina, protezione contro fulmini, contro sbalzi di rete, contro ROS. Le nostre macchine sono spesso esposte a lavorare con un'antenna rotta per gli stessi effetti degli ambienti atmosferici, quindi in condizioni veramente disagiate. Quindi abbiamo tutto un insieme di sensori di temperatura che fanno il monitoraggio continuo della temperatura della parte RF, degli alimentatori. La CPU gestisce la velocità delle ventole in funzione del raffreddamento che serve in quel momento.
Le ventole vengono addirittura sovralimentate nei momenti critici per superare i picchi di temperatura durante l'operatività giornaliera, ci possono essere momenti in cui la postazione è più calda e quindi in quei casi, grazie a questi controlli automatici, la macchina riesce comunque a garantire l'operatività anche a temperature ambiente molto elevate. Questo è un 30 kW, come si vede è ottenuto con due armadi, in ciascuno dei quali sono alloggiati 5 amplificatori da 3 kW ciascuno. Abbiamo il sistema di combinazione dei due armadi, i carichi di sbilanciamento che sono lì in fondo, abbiamo i due eccitatori perché è un sistema dual driver e poi abbiamo tutti i componenti che servono per il controllo, per la gestione della macchina. Il nostro sforzo è alla fine qui in Elenos quello di il controllo qualità. Noi facciamo un controllo sulle macchine sempre con delle prove estreme. Ogni macchina la collaudiamo facendo delle prove estreme in temperatura, con ROS, con grandi variazioni di tensioni, facciamo prove di cortocircuito sulle antenne. E tutte quelle prove che ci danno la garanzia che una volta che installiamo una macchina in una postazione, quella macchina deve funzionare per 10 anni senza mai rompersi. Questo apparato è estremamente facile da collegare al sistema d'antenna. Basta inserire nel connettore d'uscita RF l'apposito cavo d'antenna, basta alimentare l'apparato dal connettore di rete, collegare all'ingresso RF il pilota ed eventualmente collegare a queste prese eventuali dispositivi accessori di telemetria e telecontrollo. Per quello che riguarda invece la possibilità di fare manutenzione, l'apparato E3005 rende estremamente agevoli tutte le operazioni di riparazione. Infatti da questo lato si accede a tutta l'elettronica di controllo semplicemente aprendo, smontando questa parete. Qua sotto si arriva facilmente, smontando il coperchio, a tutta la zona degli alimentatori, mentre da qua dietro si arriva facilmente, smontando il coperchio inferiore, alla parte RF. Come vedete è un apparato estremamente leggero, facile da essere spostato, riparato e installato anche da una sola persona. Questa è una piccola stazione di alimentazione a pannelli solari. Componibile, può essere realizzata in più unità e serve per fornire alimentazione a un trasmettitore che può essere alloggiato all'interno di questo cassone per portare il segnale delle stazioni radio anche in zone non fornite da energia elettrica. Queste sono delle mini postazioni per poter alloggiare i trasmettitori radio per portare il segnale in zone difficilmente raggiungibili con mezzi meccanici. Queste mini postazioni consentono di avere una totale autonomia dal punto di vista del riparo dagli agenti atmosferici, c'è tutto il sistema di alimentazione dei trasmettitori e come vedete sono facilmente smontabili, trasportabili in situ e installabili anche con personale non particolarmente qualificato.